Quindi tua madre ti ha chiesto che cosa sono gli NFT e tu non sai che cosa risponderle? Beh, allora non ti preoccupare, lo spiegherò ad entrambi in questo video. Inizierò dunque da una spiegazione non super tecnica, ma da un semplice esempio per i meno avvezzi alla materia. Andiamo! Qualche giorno fa vi ho chiesto su Instagram che tipo di video volevate che portassi su YouTube e avete risposto, diciamo, per la maggior parte che volevate un video sugli NFT. Se ancora non mi seguite su Instagram potete interagire con me, appunto, vi lascio il link in descrizione. Allora, oggi viviamo in un mondo digitale dove gli oggetti, appunto, digitali possono essere replicati senza misura e in qualsiasi modo, in modo gratuito, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno di soldi, o comunque non c'è bisogno di troppi soldi, magari, basta semplicemente fare clic destro con il mouse, copiare ed incollare. La stessa cosa vale anche per i video. Non c'è bisogno di chissà quali sforzi per scaricarlo e duplicarlo e caricarlo in qualsiasi altra piattaforma. E soprattutto puoi vederlo quante volte ti pare. Quindi, come possiamo dare un valore se le cose possono essere replicate e duplicate all'infinito? Come possiamo rendere raro qualcosa di digitale? Questo è il punto in cui entrano in gioco proprio gli NFT. Solita solfa, che avrete sentito e risentito miliardi di volte. NFT sta per Non Fungible Token. Ovvero token non fungibile, e fungibile sta per intercambiabile. Vi faccio però un esempio che potrebbe aiutarvi a capire meglio. Allora, immaginate che io abbia disegnato l'immagine di un topo e che la voglia far vedere a tutta la mia classe. Ma magari facciamo un gatto che mi viene più semplice. Eccolo qua. In questo caso che succede? Entro nella classe e dico: ciao a tutti, oggi ho creato un disegno di un gatto e vorrei che lo vedeste tutti, quindi lo farò girare per tutta quanta la classe, in modo tale che tutti lo possano vedere. Ad ogni modo, quando passo l'immagine ad ogni persona, gli chiedo di segnare il proprio nome sul retro del foglio, cosicché da sapere in quali mani è stato appunto il mio disegno del mio fantastico gatto. A questo punto chiedo a tutti di segnare il proprio nome con un pennarello indelebile e prima di iniziare a passare il mio gatto faccio una firma sul retro del foglio Antonio, così che tutti sappiano che l'ho creato io. Quindi immaginiamo che ogni mio compagno di classe in questo caso sta passando questo foglio all'altro e sta segnando dietro il proprio nome, fino a che questo disegno non arriva in mano a Mario. Chi è Mario? Non lo so. Mio amico. A Mario piace così tanto questa immagine che se la vuole tenere per lui. Quindi che cosa fa Mario a questo punto? Prende la mia immagine e la ricalca su un altro foglio, così da avere appunto l'esatto disegno che avevo fatto io. A questo punto Mario è stato così bravo a disegnare, a replicare la mia immagine che si tiene all'originale e continua a far girare l'immagine che ha disegnato lui, che ha replicato lui. E quindi passa l'immagine falsa a tutto il resto della classe. Ricordiamoci a questo punto che l'immagine originale aveva tutta quanta una serie di firme dietro di tutte le persone appunto che l'avevano vista fino a quel momento, mentre quella falsa non le ha. Ebbene sì, nel momento in cui l'immagine torna nelle mie mani, ha circa la metà delle firme che avrebbe dovuto avere, inclusa la mia firma iniziale. Per questo motivo, grazie alle firme che ci sono dietro questa immagine, riesco a rendermi conto che questa non era l'immagine che avevo fatto girare io originariamente, visto che ha la metà delle firme che avrebbe dovuto avere, e quindi sono in grado di provare che non ho ricevuto la mia immagine originale. E non solo, anche gli altri possono vedere che la lista è stata manipolata. Quindi anche loro sanno che quell'immagine non è quell'originale. Questa è praticamente l'essenza degli NFT. È una lista che non può essere manipolata e che fa rendere appunto conto alle persone di dove si trovava questo tipo di proprietà. Oltre che, cosa più importante, sapere di chi è realmente, quindi chi è il reale proprietario. In questo modo siamo in grado di provare che un'immagine, un video, delle tracce audio sia l'originale, dandogli a quel punto un valore. Quindi possiamo riassumere dicendo che gli NFT sono dei certificati che ne attestano l'autenticità. L'unicità è la proprietà di un oggetto digitale: immagini, video, canzoni, qualsiasi cosa di digitale. Più precisamente, i token non fungibili vengono registrati in quella che è una blockchain, il quale è appunto il termine tecnico con il quale andiamo a definire il registro o comunque la lista di firme di cui vi parlavo nell'esempio precedente. Gli NFT quindi non sono intercambiabili perché rappresentano qualcosa di unico. Non ne possono esistere due uguali perché ogni NFT memorizza delle informazioni diverse. Questo li rende particolarmente adatti a certificare l'autenticità di asset digitali unici, permettendo di attestarne la proprietà. Com'è possibile che un NFT costi così tanto? Come vi dicevo, a parte l'immagine che tecnicamente non vale niente, quello che vale è la storia. Dimenticati dell'immagine di per sé, dimenticati delle scimmiette e così via. L'importante è quello che c'è dietro. Conoscete questa signora?
Sì, la Gioconda detta anche la Monna Lisa. Potresti dire che ne è una in casa. Allora sei ricco? No, perché l'originale è al Louvre. E questo quadro ha un valore perché appunto ha una storia. Leonardo da Vinci, Luigi XIV, Napoleone Bonaparte hanno avuto questa opera tra le mani. Gli NFT allo stesso modo acquisiscono valore per chi li ha avuti e quindi per chi li ha posseduti e proprio appunto per la loro storia. Ma non solo, c'è anche da dire che un NFT non ha solo valore per la sua storia, ma anche per le funzioni o comunque per il contratto che, diciamo così, conservano. Ad esempio, ultimamente ho comprato questo tipo di NFT che mi garantiscono, se possiamo così dire, una rendita perché producono quotidianamente dei seed token. Quindi l'NFT di per sé non vale granché come immagine, ma vale quello che c'è dietro, chi li ha posseduti, di che collezione fanno parte e soprattutto che funzionalità ti danno o comunque che rendite. E questo dipende unicamente dai progetti. Questa è l'evoluzione, che ci piaccia o meno. In questo video mi piacerebbe rispondere anche a una domanda che mi viene fatta spesso, ovvero: se faccio uno screenshot a un NFT e lo rivendo, che succede? Allora vado a pescare un esempio e vi faccio vedere. Questo NFT di Justin Bieber ha ricevuto in questo momento offerte per circa $300,000, 100 Ether, e che a sua volta era stato acquistato per 500 Ether. Lo stanno vendendo per un Ether. Wow, direte, un affarone! E qui subentra il discorso scam negli NFT. Infatti, ogni giorno vengono duplicati e rivenduti copie degli stessi. Come potete vedere, questa collezione fatta da Bored Ape è verificata, mentre l'altra no. E questo ha un floor price di circa un Ether. Quindi, se faccio uno screenshot, divento ricco? No. Spero con questo video di avervi dato delle nozioni che vi possono essere state utili. Spero che anche vostra madre abbia capito che cos'è un NFT. Ho cercato di riassumerlo nel modo più semplice possibile. Se avete delle domande o volete fare degli approfondimenti in merito agli NFT, fatele pure nei commenti qui sotto. Mi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se vi piace questo tipo di contenuti. Vi aspetto anche su Instagram per altri sondaggi dedicati a voi. Nel frattempo, lascia un like e metti follow per altri video.